Live. Ebbene, buonasera signori, buonasera e ben ritrovati qui sul canale di PG Esports, in vostra compagnia Andy Noise. Ma come sempre per la seconda Best of 3 vado ad evocare il carissimo Karen ad affiancarmi in quello che è l'Amazon University Esports, la seconda giornata dei quarti di finale. Kono Roberto Prampolini, wa yume ga haru. Detto questo, bentornati con noi signore e signori. Era obbligatorio per me introdurmi in questo modo, dato che hanno scelto questa meravigliosa foto per presentarmi al pubblico. Vi ringraziamo per essere tutti qui con noi, nonostante i problemi tecnici che purtroppo oggi hanno afflitto i vari streaming. Ma detto questo, vorrei vedere una seconda serie diversa dalla prima, perché la prima serie è stato un massacro e. Ed è stato un massacro tra Un massacro. giullari. Sì, è stato è stata quella partita dove tu hai il giullare folle, robe tipo Kefka Palazzo, Joker, e chi più ne ha più ne Esatto. metta, Shaco. Quello di Skyrim, sì, assolutamente. Quello rimarrà sempre nella mia memoria. Detto questo, prossima partita dovremmo avere i Cyberground, o Oh yeah. meglio l'Ateneo patrocinato dal marchio Cyberground, andare ad affrontare i Frosalenti e dovremmo già essere pronti. Oh yeah, siamo già in selezione dei campioni, vediamo fin da subito, ban interesting, quali Wukong, lato per l'appunto dei Cyberground, vivere Ateneo, mentre lato Frosalenti andare a rimuovere Nautilus. Beh, d'altronde Venomaz con quel Nautilus ci ha fatto un po' sognare. Beh, un po' tutti in realtà, Tutti e ci hanno fatto un po' sognare. questo sì, perché la cosa bella di questi Cyberground, i Vivere Ateneo, che sono riusciti a giocare in maniera molto aggressiva nelle loro partite. Sono state partite sporche in alcuni tratti, ma molto molto aggressive, piacevoli da vedere. Vanno a bannare la bottom lane, che meglio si andava ad abbinare al loro stile di gioco, e oltre a Nautilus ci saluta anche Miss Fortune. Dall'altro lato invece vediamo ban più a uomo. Sì. Comunque ban di Trundle vado ad abilitare tanti jungler. Trundle ormai sta diventando uno dei più utili counterpick in giungla che ci siano. La vera domanda più che altro, Karen, è Tezca, gli lasceranno il suo Jarvan da scossa e assestamento? Sì, perché? Allora, Tezca lo puoi gestire con quel Jarvan, è quello il punto. Vero? Jarvan è comunque un abilitatore. Jarvan non funziona da solo. Jarvan ha bisogno che qualcuno intorno a lui funzioni. Ha bisogno di creare zone di combattimento per permettere ai propri carry di agire indisturbati. Quindi, comunque, il fatto che tu abbia bannato Miss Fortune Nautilus vuol indicare proprio quello. Vuole indicare il fatto che Intel Games voglia andare sui suoi carry e giocarli in maniera tranquilla. Quindi, immagino qualcosa come un Varus da parte sua, e anche Syndra non è affatto male. Infatti arrivano Syndra e Jarvan. E infatti, come preannunciato, Jarvan nuovamente si farà forte, non solo di quella runa, ma comunque cercherà di mantenere anche il suo win rate intatto. Per adesso, per Tezca, due presenze con Jarvan da scorso evento, due vittorie. Tanto gli vale, tanto gli basta. Ma Sett e Galio, Oh boy. gustosa, gustosa, Nocturne ancora più gustoso. Vedremo Beh. adesso però se Galio andrà in quella corsa centrale o magari può sempre favorire un Senna Galio, che già abbiamo visto. In entrambi i casi, l'utilizzatore principale della Suprema di Galio sarà Nocturne, o meglio Nocturne. sarà il postino di questa Suprema. Esatto. Quando drafti Galio, tu hai bisogno della tua di avere mezzi per accedere alla backline nemica. E in questo momento ne hanno già draftati due di questi mezzi. Perché tu puoi avere Sett che tranquillamente cammina verso la frontline, utilizza la frontline avversaria per ingaggiare sulla backline e chiama su di sé l'entrata dell'eroe. Oppure possiamo avere semplicemente la paranoia con l'ingaggio di Nocturne che poi si fa forte di Galio stesso. Galio sui server live ha ricevuto il buff che lo vede trasferire il suo scudo di resistenza magica agli alleati all'interno dell'entrata dell'eroe. E questo funziona molto bene quando stai giocando contro Syndra, perché sarà difficile per Syndra uccidere Nocturne. Nonostante Nocturne abbia un utilizzo infelice dello spell shield contro Syndra, che non riesce a parare la totalità di un potere senza limiti, ma quello scudo può fare la differenza. Rimosso Varus, rimossa Kalista, adesso che hanno visto Taric e vorrei ben vedere, ma per Intel Games è disponibile ancora Tristana e quello è un pick che devono rimuovere lato Cyberground. Sì, un'altra cosa che comunque mi piace molto,
Il fatto che comunque Nocturne potrà giocare molto bene la paranoia attorno alla radianza cosmica di Taric. Quindi Taric, ottimo pick, ma serviranno nervi saldi, perché una paranoia non sempre preannuncia poi l'arrivo di tutto un teamfight. Potrebbero anche baitare la suprema di quella radianza cosmica, quindi sarà anche a Taric avere un po' il controllo del teamfight stesso, nonostante sia in zona supportiva. Molte responsabilità di un teamfight si basano anche su quella radianza cosmica. Abbiamo visto il ban su Ezreal, anche quello è un ban interessante, mm-hmm. perché quando vedi bannare tiratori dalla lunga gittata o comunque tiratori abusivi come può essere Miss Fortune, l'idea che vogliano inserire Tristana su quella corsia inferiore si fa sempre più forte. Rimosso il Mordekaiser di Anarion, stato un Mordekaiser quello che non ci ha convinto tanto. Già, a discapito invece di un Aatrox che ci ha convinto altrettanto tanto, quindi... era un Mordekaiser che non ha trovato mai spazio, fin troppo conservativo con la propria suprema. No, assolutamente non promosso a pieni voti da poter essere usato. E infatti arriva Aatrox. Beh, vanno sul sicuro. Adesso vedremo che cosa drafteranno su quella corsia inferiore. Come abbiamo detto, Senna è disponibile. Questo potrebbe portare Galio sul lato inferiore di mappa e comunque permettere a Nocturne di giocare priorità in base alle rotazioni della bottom lane. Che comunque non è una brutta idea. Questo se vero, consideriamo... E se mettessi Galio in bot a questo punto mid contro Syndra, chi è che vedresti bene per la composizione dei Cyberground? LeBlanc. Vanno a prendere invece loro Tristana, la rimuovono gli avversari. Che piace. Storicamente parlando, ho degli ottimi ricordi della sua Tristana, ma è un po' che non ho personalmente l'onore di castarlo, quindi vedremo come se la caverà. Vedremo chi verrà affiancato adesso a Tristana di fronte a Taric. Chi puoi andare a mettere qualcosa di aggressivo per cercare la corsia prioritaria grazie alla passiva di Tristana? Oppure qualcosa che dia peeling? Oh, Galio e bot. E questo è un Sylas. E ripeto, mi piace ancora di più perché adesso Sylas avrà la radianza cosmica, avrà un cataclisma, avrà un potere senza limiti. Wow, già. Rispondi al fuoco con altrettanto fuoco e ribadisco, però dalla tua hai anche una paranoia, un'entrata dell'eroe da parte di Galio. Mi sta piacendo, la draft dei Cyberground mi piace tanto, non che quella dei Frostalenti non mi dispiace, è qualcosa che abbiamo anche già visto, tra virgolette affidarsi molto a questo Taric e la Radianza Cosmica. Chiuderanno però con Draven e questo rende il tutto ancora più bello, e un Draven su un player chiamato Int All Games è penso la sinergia migliore, con un 404 error, perfetto. Sono d'accordo. Vedremo come si andranno a disporre adesso i Cyberground, perché comunque mantengono una certa flessibilità. Nocturne potrebbe andare tranquillamente in corsia centrale per gestire Syndra. Vai a giocare un assassino da ingaggio che può avere un buon wave clear dalla distanza e in caso di potere senza limiti o in caso di tentativo di setup avresti lo spell shield. Sylas mantiene comunque una buona identità in quanto antimago, ma non è bello per Sylas cercare di rubare il potere senza limiti, perché comunque Syndra andrà a itemizzare più aggressivamente di te verso il potere magico e tu comunque ti troverai a rubare un potere senza limiti al minimo delle sfere, quindi lancerai tre sfere. Il danno sarà sempre il danno minimo. Sì, per quanto tu poi lo possa convertire col tuo AP, in ogni caso non trova il potenziale massimo che invece una Syndra ha dalla sua, quindi indubbiamente. Beh sì, non si parla neanche di conversione, perché comunque anche Syndra è sei dalla AP sua, esatto non... quindi era conversione vera e propria, con la differenza di altre spell. Devo essere sincero, però ribadisco, la draft dei Cyberground mi piace più per le potenzialità all'interno di un teamfight e la versatilità. Dall'altro lato invece ci sono ruoli ben definiti, con spazi e finestre di danno ben definite. Jarvan che si entra con un cataclisma, Aatrox che segue con magari anche un buon flank, Syndra riparata da questi ultimi con Taric, Radianza Cosmica per proteggere per appunto Syndra, Raven e il resto del team per permettere di fare danno. Vedremo come cercheranno di orientare i loro strumenti, i membri dei Cyberground, perché comunque una cosa importante dei Frostalenti da far notare è che draftano sempre molto meta. I Frostalenti draftano quelle composizioni che non disdegneremmo vedere in un circuito competitivo. Quindi Aatrox, Jarvan, Syndra, Draven, Taric magari non è la più grossa sinergia. Infatti mi ha un po' sorpreso che abbiano voluto mettere Aatrox appena usciti dalla seconda rotazione di ban e non prendere Tristana dalla loro, perché hanno dato la possibilità agli avversari di rimuoverla con quel takeaway pick. Non sto dicendo che sia una brutta draft, per carità, ma penso che alcune scelte sarebbero potute avvenire in modo diverso. Dall'altro lato invece è una comp bizzarra.
quella dei Cyberground. Ti ripeto, sì, buona parte dell'ingaggio viene dato da 7 Nocturne che si portano dietro Galio e sono molto curioso di vedere se riusciranno a concretizzarlo. Abbiamo visto già nella serie di ieri un team draftare in maniera estremamente bizzarra e puoi testimoniare quanto io volessi vedere quel team vincere. Per questi Cyberground è un po' la stessa cosa. Sì, ripeto, la cosa che più mi entusiasma è per l'appunto la grande versatilità all'interno di un teamfight. Il fatto che tu abbia un Sylas che può utilizzare pressoché, immagino, la maggior parte di quelle supreme, quali Cataclisma e l'Ardenza Cosmica in primis, poi ci saranno ovviamente anche le altre che sono un pochino più da danno e nulla di più. Per il resto mi interessa anche sapere in fase di assedio, vorrei anche vedere qualche dive. Hai comunque un Galio che ti può trovare un ottimo taunt, delle ottime connessioni con Nocturne stesso. Il fatto che, se non erro, in fase dive Galio prende l'aggro e ulta poi su Nocturne entrato in paranoia, si scambia molto bene l'aggro su quest'ultimo. Quindi insomma, hai tante cose che puoi fare. Quindi gli strumenti come parlavi te ci sono lato Cyberground, e ci sono anche le diverse modalità di utilizzo di questi strumenti. Dall'altra parte, come dicevi sempre, meta aderenti, tutto sommato, e ben chiari i loro ruoli e le loro finestre anche di danno. Quindi molto più da ABC per quanto riguarda i frosalenti, e potrebbe anche essere questa la carta vincente contro una comp così bizzarra. Fossi stato in Intel Games, sai che cosa avrei preso su questa corsia inferiore? Vayne. Vero. Vayne è una fantastica lane contro Galio. Funziona molto bene di fianco a Taric e avresti avuto quello scaling con il quale abbiamo già visto i Frosalenti giocare. Quindi vedremo se Draven riuscirà ad essere all'altezza. Tra l'altro vediamo che Intel Games sta utilizzando delle tecniche proibite per vincere questa partita, ovvero sta utilizzando Draven, una delle skin oggettivamente più raccapriccianti mai create dall'essere umano su qualsiasi gioco. E Draven incute terrore, ok? Draven è qualcosa che fa davvero tanta paura. Sì, perché ha quel che di creepy, comunque. Molto, anche un po' imbarazzante, diciamo. Sembra fuori uscito fuori da JoJo a quel punto. È un mix tra un JoJo e un One Piece style. Vedremo se avrà la meglio in questa duo bot tra Keriate e Venomaz. Ma detto questo, signori, a breve dovremmo essere sulla landa degli evocatori. Ebbene sì, ladies and gentlemen, siamo pronti. Siamo pronti alla prima partita di questa serie, quindi la terza partita della giornata, dove vediamo i Cyberground vivere Ateneo andare ad affrontare i Frosalenti. E qui c'è un posizionamento che potrebbe cogliere Enarion in una brutta situazione. E infatti adesso si vede quest'ultimo allontanarsi, alla fine nulla di preoccupante. Vorremmo dare un'informazione a chi ci sta seguendo da casa. In regia abbiamo un main Draven, quindi in caso la telecamera dovesse concentrarsi su un Draven che farma piuttosto che su un articolatissimo teamfight in corsia superiore, sapete il perché. Già. Quindi metto giù i disclaimer giusto per mettere le cose in chiaro da subito, ma andiamo a mettere anche noi le cose in chiaro da subito. Visione profonda da parte dei Cyberground sul quadrante superiore, cercano di rispondere sul lato inferiore invece i Frosalenti, ma trovano un lume abbastanza timido, un lume sui lamabecchi, e Nocturne, sapendo dov'è quel lume, può giocare di conseguenza, anche perché ha la lente dell'oracolo dalla sua, cosa per la quale Jarvan non ha optato. Alla fine vediamo Draven mid contro Sylas, e questo è interessante perché Draven contro Sylas è fantastico. Sì, esatto, è un cambio di direzione che va a favorirlo terribilmente, anche perché comunque Sylas ha quel gap closer grazie alle sue catene, che va bene anche contro Draven, ma gli dava quello scudino in più che contro quella Syndra male non faceva. Il punto è che Sylas è un antimago, di conseguenza il danno fisico, come giustamente sottolineato, non lo gestisci bene. Draven può abusare del vantaggio in gittata, e qualora Sylas volesse scattare in avanti, Draven con la spazzata può bloccarne l'avanzata. E quindi è davvero difficile per Sylas cercare di ingaggiare su un Draven da corsia solitaria. E non solo, hai portato comunque in bot un Taric che sarà comunque un'ottima frontline e supporto ad un bullo da corsia, che quindi potrebbe comunque mettere un po' in ginocchio anche Keriata, se non altro limitarne le... Okay. Scusate, lo so, non dovevo, l'ho fatto. My bad.
Dicevo di ricordare una buona Tristana da parte di Cariata, e questa azione sulla corsia inferiore ce l'ho. Ce n'è dalla conferma. Wow. Vanno per triplo sfinimento su quella corsia inferiore. Viene utilizzato lo sfinimento di Cariata insieme al flash e all'ustione di Venomaz, quindi comunque lane che inizia molto aggressiva nel spendere e spandere sugli incantesimi dell'evocatore, ma portarsi a casa il primo sangue ti rende felice. E sì, ti dirò la mia, ti rende felice che sia andato su Galio, paradossalmente. Perché Galio, senza una senna di fianco, è un Galio che non riuscirà a prendere tanto oro dalla sua in quanto supporto. E quindi, quando ci saranno i momenti decisivi, è un Galio che potrebbe soffrire. Parlando di momenti decisivi è di Galio, eccolo lì. Arriva il taunt, si porta in avanti. Subito un'ottima connessione su quest'ultimo. Regicidio per darsi un pochino più di manforte con il sustain. Alla fine avrà la meglio lo stesso Draven con quello sfinimento, l'ustione, il flash. Si fa dei guai e poi a Tezca la possibilità di prendersi facilmente anche lui questa sua seconda uccisione. Wow! Stanno giocando bene qui, stanno giocando veramente veramente bene, perché la risposta è stata repentina e è stato molto metodico Tezca nell'aspettare che ci fosse l'ingaggio da parte di Sylas e Galio. Draven ha fatto da bait, Cariata nel frattempo spammi molto. Sì, spammi molto, ma questo ovviamente lo porta a essere preso da diversi stordimenti, subire diversi danni. Comunque volevo fare un piccolo chiarimento, my bad, lo scudo non c'è più su Sylas, ma la sua interazione di antimago, come giustamente dicevi te, lo portava ad avere comunque un buon favore contro Syndra, giusto per essere un pochino più chiari. Beh, ma non su quello, sì. Tezca nel frattempo corsia inferiore va a piazzare un po' di visione che viene prontamente rimossa. C'è Nocturne di fianco. Sottolineo una cosa, Nocturne non è stato spottato, a differenza di Tezca, quindi comunque stanno cercando di giocare intorno alle informazioni che hanno su Jarvan. Minaccio di rotazione da parte... Occhio. Oh, c'è un tanto, ma l'intervento è bellissima, la connessione tra il knock-up de Maciano di Jarvan e lo stordimento dello stesso Taric permettono comunque di fare l'avanzata. E poi qui il flash, l'ultimo attacco, potrebbe averla meglio, ma il knock-up sullo slancio da parte di Venomaz salva la vita di Cariata per un pelo, per un soffio. Assist per lo stesso Cariata, ma seconda uccisione per questo Galio. Molto bravo. Beh, adesso inizia ad essere un po' troppo però quello che Galio sta prendendo. Il fatto che da un dive del genere tu te ne sia uscito nuovamente con un'uccisione sul supporto ti fa soffrire, anche perché la rotazione adesso è sul drago della nuvola. Felicissimi di prendere questo drago dalla loro, team molto dipendente dalle supreme, quello dei Frosalenti. Lo scambio di risorse è comunque abbastanza paritario, ma è dove le hai messe che non ti fa piacere notarlo, perché Aatrox ha perso tanto sul lato superiore, perché ha perso tutta quella pressione che aveva impostato. Dire ha perso tanto sul lato superiore quando vedi la parità di farm con Seth può essere ingannevole, ma il problema è che avevi pressione favorevole su Seth e gli hai permesso di resettare. Nonostante comunque l'idea di andare a switchare un Draven in mid, sì, ok, quell'aggressione che tra l'altro è stata perpetrata principalmente da Storm con questo Sylas e poi l'intervento di Venomaz in Suprema, cioè in Suprema, in intervento con Taunt, è risolto poi in due uccisioni per i Frosalenti, ma ciò non toglie che non c'è poi tutto questo divario tra i due mid laner. No, no, assolutamente. Adesso corsia superiore, vediamo i membri della duo lane dei Cyberground andare in rotazione. Ormai il drago è andato, vogliono garantirsi quella pressione di struttura, grazie anche a Tristana, che comunque dalla sua di pressione riesce ad applicarne tanta. Venomaz, vedremo a breve se ha il demolire della sua. No, non ha il demolire, perché sarebbero almeno comparsi i rombini preventivi. Le stack. Ciò non toglie che grazie anche al suo boost di testosterone può in ogni caso essere molto aggressivo su quelle placche. Tristana sì, per carità, ma a questo punto io sarei andato in double dipping e avrei cercato la pressione strutturale. Tra Galio e Tristana tu hai tanti danni ad area, hai danni percentuali e quindi puoi anche arrassare bene qualsiasi corsia ti trovi di fronte. Quindi potevi tranquillamente cercare priorità e poi andare ad aggredire le strutture con quella priorità. Però, ribadiamo, qui ci troviamo molto di più sulle scelte personali che su veri e propri errori. Questi non sono errori, è una preferenza di un certo tipo. Sì, ci si lancia in avanti, stordimento che va a vuoto per Nebula, però non è di più di una semplice Q. Troppo vicino, ovviamente il 6 non è ancora disponibile. Ricordiamo un 6 per Nocturne che, beh, fa comodo.
Corsia centrale, continua l'opera di farming da parte di Draven, forte di sustain, teme poco Sylas dalla sua, quindi per adesso si limiteranno ad una bro lane, non vuole neanche cercare di pushare, vuole farmare il più possibile, vuole accumulare quante più stack possibili. Worst up Nebula, scambio con Jarvan. Da Tezca, un'ottima suprema quella da parte di Draven, Ashe che comunque lo portano a rischiare grosso sul matchup contro un Tezca che comunque aveva il favore della prima azione a livello di danni. Semplice stallo, vanno a utilizzare un po' di incantesimi dell'evocatore per quanto riguarda i Cyberground. Tezca potrebbe essere chiuso adesso da Sylas. Ottimi i suoi danni, c'è ancora purtroppo il livello 5 per Venomaz. È un peccato perché questa composizione diventa operativa con quelle due supreme e finché non ce li hai sono così dimezzati il loro potenziale. Intel Games continua a farmare e lo so che lo sto sottolineando un po' spesso, ma il punto è che Draven adesso è il 100% di kill participation, ne parliamo dopo. Ora però si parte, Radianza Cosmica, ottimo, qui uno flash più taunt, riusciranno comunque a ottenere la provocazione, Radianza Cosmica intanto si spenderà su quest'ultimo, la Suprema di Kariata non riuscirà comunque a cogliere il massimo del danno nonostante l'attacco sostenuto e la carica esplosiva, alla fine no, di fatto. Il fatto che Taric fosse in vantaggio di livelli rispetto a Syndra inizia a categorizzarsi. Ora però l'arrivo di Tezca, un brutto cataclisma che purtroppo, come sappiamo, porterà alla morte inevitabile di Demaciano. Bellissimo flash, doppia spazzata, i pugni nelle mani, l'entrata di Galio, l'eroe Demaciano. E infine, con l'uccisione derivando su Syndra, un peccato però che sia caduta invece l'uccisione sulle mani anche di Galio. Beh, Galio 3-1-2 adesso inizia a diventare un Galio support con davvero tante risorse, ma qui è stato un grandissimo errore di valutazione da parte dei Frosalenti, perché semplicemente non avevano le risorse per controbattere. Arriva la paranoia di Nocturne, vanno a chiudere poi con l'entrata dell'eroe di Galio, i controlli ad area, i danni ad area e il vantaggio di teletrasporto ha dato ai Cyberground tutto quello di cui avevano bisogno per gestire quel dive e Tristana si è mangiata un sacco di placcature in risposta. Abbiamo una singola placcatura presa da parte di Aatrox, con Tristana che invece ne ha prese tre insieme al team sul quadrante superiore. Preso il messaggero anche adesso può essere il primo mattone, qualora volessero utilizzarlo lì. E considera anche comunque il fatto che per quanto comunque Seth ci sia morto, ottimo il teletrasporto, ottimi i controlli sotto torre, sì, e poi è diventato un'uccisione per Syndra, ma tu sei comunque riuscito a mantenere praticamente lo stesso grado di pressione che già Aatrox aveva, hai perso solo una placca, e però ne hai guadagnato comunque un assist e sei riuscito a far guadagnare diverse uccisioni al tuo team. Vanno a prendere controllo di visione intorno al drago, per adesso si accontentano di questo. Tezca che aveva più sacrificato la sua vita che altro prima con l'ingresso sul quadrante superiore. Tante responsabilità su Tezca. A prescindere, abbiamo visto che il suo Jarvan, quando funziona male, i Frosalenti tendono ad assopircisi un po' intorno. Draven continua ad essere incontestato su questa lane. Draven a un certo punto diventerà quel tiratore che ti one shot il carry con due basic e tu dici ma perché? Come mai? Ora però la paranoia, la radianza cosmica è disponibile ma la stanno trattenendo. Invece non è più disponibile, a quanto pare pochi cooldown ancora a disposizione, questo permetterà facile secondo attacco, doppia uccisione, arriva il cataclisma, Nebula alla fine morirà, intervento però qui con le catene, ultimo d'attacco di reset per Storm e Sylas ottenere l'uccisione. Comunque credo che la radianza cosmica stesse per tornare su Error. Sì, non era ancora disponibile, sì, mancavano 7 secondi al unlock della Suprema, ma al di là di quello bellissimo. Di nuovo dominazione meccanica da parte dei Cyberground. Qui semplicemente sono andati di forza bruta contro gli avversari, perché di volta in volta se lo possono permettere. La paranoia ha un cooldown più basso della Suprema di Taric e quindi cerchi di utilizzare ogni volta che è disponibile in modo da assicurarsi di baitare prima la Suprema nemica e poi assicurarti queste uccisioni. Adesso sono sull'8 a 4, cercano comunque di contestare il drago e c'è Nocturne. Sì, ma Nocturne c'è, è vero, ma Tezca ha comunque il vantaggio di arrivare per l'appunto da una posizione più favorevole per il drago. L'ingresso inoltre... sì, ci rinunciano, vogliono rischiare. Questo è terribile! Un teletrasporto che lascia più perplessi i nemici che i propri compagni, si tradurrà in nulla di fatto. Lasciando di fatto la corsa superiore là da Seth.
Ancora una volta da parte di Aatrox vediamo un utilizzo infelice di questo incantesimo dell'evocatore. Pressione persa sul quadrante superiore, viene evocato il messaggero in corsia centrale. Si rendono conto che quel teletrasporto ha dato a Seth il primo mattone gratis e quindi il messaggero può essere utilizzato altrove per prendere quelle placcature, due che finiscono nelle tasche di Nocturne e Sylas. Mentre Draven cerca di scongiurare l'assedio, ci riesce con le sue asce, ma stanno perdendo terreno. Questo è vero, devo essere sincero, però il stoppare il recall di Draven per permettergli di pulire il messaggero, avrei preferito lasciarlo tornare in base e a quel punto poi evocare il messaggero per prendere ben più di una singola placca. Oddio, difficilmente ti saresti trovato a prendere più placcature. Comunque stava arrivando Jarvan, non avevi visione profonda e hai preferito far perdere tempo a Draven, che adesso non ha chiuso la brama sangue e si trova a combattere contro la dual lane avversaria. Siamo al 13° minuto, i Cyberground vanno a giocare per il classico macro game con la dual lane in corsia centrale al 13°-14° minuto, con Tristana che gestisce molto meglio del resto del team le placcature rimanenti. Quindi non avevi fretta di portare Nocturne ad aggredire quella torre, se puoi permettere al tuo campione da gittata di fare altrettanto. Esatto, e prendere su di lui e quindi dirigere su di lui le risorse. Anche in maniera più semplice e senza poi doversi scoprire più di tanto, perché come abbiamo visto prima, Tezca avrebbe fatto più o meno questo su Nocturne, melee su quella torre. Quindi sicuramente più problematico assaltare una torre da melee. Già, qui che è arrivata, nel frattempo sacrifica HP per placca. Intel Games non ha più mana, quindi non può neanche resettare le sue asce, non può resettare l'impeto sanguigno qualora volesse cercare di giocare in ritirata o in inseguimento. E infatti vediamo Tezca dovergli dare manforte, hanno bisogno di far tornare in base quel Draven. Sì, anche perché vorrei vedere quante stack ormai ha raggiunto. È vero che ha già preso un'uccisione, quindi un primo reset, ma se non sbaglio sulla trentina di minion, quindi i restanti con tanto di stat. Sarebbe curioso vedere quanto riuscirebbe a intascare con un'altra uccisione. Meanwhile, corsia superiore, vediamo Sylas che continua a recuperare farm, perché comunque la fase di corsia l'aveva molto sacrificato. Questo è un altro vantaggio che l'1-2-1 permette ai Cyberground di ottenere, ovvero tu vai ad allontanare Sylas dai campioni da gittata avversari e gli permetti di recuperare quanto Draven aveva trovato in corsia. Draven finalmente trova quella brama sangue di cui parlavamo e anche stivali bonus, si avvicina ai gambali del Berserker. Potrebbe anche andare per gambali difensivi Draven, ma quello lo vedremo, dipende molto da come prosegue la partita da parte dei Cyberground, anche perché Nocturne sta andando per Mannaia Oscura, quindi non sarà un Nocturne assassino per il dispiacere sommo di Vedius, sarà un Nocturne molto più bruiser, che quindi non hai bisogno di bloccare con degli stivali del ninja, il danno continuerà a farlo anche dopo. Certo, anche perché devi comunque rispondere, come dicevi te, la scelta penso che sia anche in base a chi dovrai fronteggiare e come è posizionato, come è situato quella di carry, perché dall'altra parte hai un 3-0-5, 300 gol di taglia, un frammento di infinito e stivale del Berserk con già una prima scheggia. E beh, non è una situazione semplice per Draven doversi fronteggiare. Adesso Kriata che inizia a pushare lentamente l'ondata mentre dal fianco Venomaz minacciava l'avversario. Il lume non dava alcunché perché era comunque bloccato dalla lente di controllo. Visione profonda, i Cyberground stanno giocando un gran bel macro e ingaggiano adesso. Paranoia, subito la lanza cosmica, l'arrivo comunque della Suprema di Gallio, il knock-up però è soltanto su lo stesso Taric, così come anche l'arrivo del Taunt. Una Suprema da parte di Kriata, quest'ultimo però si esce fuori con il proprio flash, ha già usato il salto con razzo, arrivano le asce di Draven, poco servono, si aprono in due gli stessi Cyberground per permettere di evitare la totalità di quel danno. Diverse Supreme lanciate, diversi sfinimenti a flash utilizzati in lato, soprattutto Frosalenti, ma con un nulla di fatto. Seth adesso viene minacciato un pochettino da Aatrox, che è strano considerando che comunque Seth si è portato verso la Mannaia Oscura prima di Aatrox stesso. Diventa meno strano quando vediamo che Aatrox ha chiuso i calzari del ninja, quindi la riduzione danno sugli attacchi base contro Seth ha un effetto splendido. Viene conquistato un altro messaggero della Landam da parte dei Cyberground, che adesso hanno bisogno di ruotare. Devono rompere la corsia centrale o devono rompere la corsia inferiore. Non importa quale delle due, l'importante è che trovino un perno per avere leva sui prossimi draghi. Siamo in una landa infernale e di certo non è una landa che vuoi lasciare ad Aatrox, Draven e Syndra. Non vuoi lasciare quell'anima. E uccidere Tezca potrebbe essere un buon inizio. Gallio costretto un po' alla fuga.
evocazione del messaggero, questo è ottimale perché sarà libero di poter non solo distruggere la prima torre della corsa centrale. Però molto bravo Intel Games, si lancia in avanti, c'è comunque un triplo stun, ma non c'è il follow up, questo purtroppo è tragico. La suprema della paranoia da parte di Nebula non è disponibile, addirittura costretto Kriat a fuggire. Ora però si ringaggia proprio su Tezca, lo vogliono, la doppia powerbomb, la distruzione da parte di questo set permette a Kriat di concludere con la carica esplosiva proprio su Tezca. Arriverà però la serie interrotta, incassa i 290 stack da parte del favore del popolo per Intel Games. Ma adesso in fuga l'intero team, che deve stare molto attento, si espone terribilmente. Oh, e qui madre, purtroppo esplodono i danni da parte sia di Syndra che di Draven. Addirittura una doppia uccisione per lui, con tanto di assecondamento da parte di Syndra. Wow, vittoria totale per i Frostland. Syndra è andata a ultare semplicemente per lastittare l'avversario che provava a fuggire. E adesso Frosalenti si portano a Soul Point. Non solo, si portano su un Draven che è 4-0-2. E se Draven già aveva aperto la partita con una brama sangue in tempistiche molto primordiali, adesso tornerà in base con 3300 gold. Un oggetto sano sano. Sì. Wow. Per Draven potrebbe essere il chiudere le scarpe e prendere i componenti del frammento di infinito, o potrebbe essere direttamente il frammento di infinito. Infatti 3400 li aspetta, prende il frammento di infinito intero ed è felice così. Oh mamma, un Draven che ha un intero frammento di infinito con un singolo back dopo un singolo teamfight che ha portato il proprio team a Soul Point. Oh sì, i Frostalenti sono molto felici di quanto è appena successo. Sì, è uno scivolone incredibile e inimmaginabile da parte dei Cyberground, più che altro perché si sono gestiti in maniera piuttosto disordinata questo teamfight, con vari spostamenti senza mai ribattere a colpo su colpo, posizionamenti che li hanno lasciati scoperti il più delle volte, e qualche salto con razzo che, per quanto riposizionarsi, lo ha portato comunque in posizioni spiacevoli. Vediamo adesso il tentativo di chiusura su Draven. Fare breccia attraverso quello scudo della brama sangue non sarà semplice, con tutto il sustain che Draven adesso ha dalla sua. Aatrox si può permettere di contestare, ma bello l'1-2 qui da parte di Venomaz e Kariata per evitare il follow-up sulla catena infernale. Intel Games continua su questa corsia centrale. Dicevamo come un Draven lasciato senza controllo a un certo punto vada fuori controllo. È stato un po' la narrativa generale di questa partita. Inoltre, intanto attenzione qui, paranoia. Paranoia, vogliono Aatrox, si lanciano su di lui. Arriva finalmente il Fiar, carica esplosiva al massimo. E nonostante gli autoattacchi che vanno a rigenerarlo piano piano, riusciranno a ottenere anche questa seconda torre. O meglio, terza per loro. Prima torre in corsia centrale, ha trovato lo guarda i danni ed è morto. Non serviva neanche la suprema. Non la morte serviva. Turbinante è stata una decorazione su quello che è stato il cadavere del povero Silas. 1-3-1, fermo a 100 minion, mentre Draven con i compagni di squadra sta assediando la corsia centrale. Rotazione, Nocturne è lì. L'entrata dell'eroe è disponibile, quindi devono stare attenti a qualche colpo bislacco con Seth e Galio. Tezca, minaccia Kriata. Suprema disponibile su quest'ultimo, non c'è comunque il follow up, lontani i propri compagni di team per poter perpetrare ulteriormente un altro attacco. Il barone ormai da 30 secondi e poco meno è arrivato lì sulla landa, 2 minuti e 30, quello che potrebbe essere l'anima del drago infernale, non oso immaginare su personaggi come Draven e Syndra. Intanto concludono l'assedio, volevano assicurarsi questa struttura in corsia centrale, la portano dalla loro, sono felici così, e questo gli permetterà di aprire ulteriormente la visione in profondità, che già è discreta su questo quadrante inferiore. Comunque ci sono lumi in profondità nonostante la corsia centrale fosse in piedi. Adesso puoi metterli ancora più in profondità e in modo sicuro. Considerando che, come abbiamo sottolineato, 2 minuti separano la potenzialità di Soul Point nelle mani di questi Frosalenti, controllare il lato inferiore di mappa è troppo importante per loro. Aatrox sta infatti pushando. Vediamo Syndra topside e Taric che adesso è tornato ad essere un supporto del tiratore dei Frosalenti stessi. Situazione adesso che va a portare i Cyberground a dover fare qualche passo in più, dover ripristinare un attimo la visione all'interno di quella tana del barone. Anche solo per poter evitare possibili colpi di genio, perché i danni da parte comunque dei Frostalenti ci sono. Poter aggredire un barone a questo minutaggio ora non è poi così più improbabile. Adesso inizia la danza della visione intorno al barone Nashor. Intel Games va a pushare la corsia centrale. Abbiamo Aatrox lontano. Nocturne. Arriva il follow up sulla suprema di Nocturne. C'è il knock up più il Fiar. Serie interrotta. Questo è favoloso.
per i Cyberground, pulizia tecnica da parte loro, che va a rimuovere il più grande DPS della composizione dei Frostalenti. Parlavo di come il Baron fosse fattibile per i Frostalenti, adesso è fattibile anche per il team dei Cyberground. Vedremo se vorranno avere questo colpo di genio o assicurarsi almeno questo primo drago infernale. Spero sia la seconda. È stata una scelta discutibilissima quella di Draven. Non avevi follow up, ma qui si ingaggia. Qui trovato Nocturne, questo potrebbe essere un problema. L'arrivo di Seth, diversi flash utilizzati, doppia faccia spacciata per andare a colpire i due. Un ottimo flash sul follow up del terzo colpo. Arriva comunque il triplo taunt. I danni da parte della composizione potrebbero bastare. Ottimo sbaglio da parte di Taric. Qui un'animazione incredibile da parte di Artix, che esce addirittura fuori dal follow up di questi ultimi, schiaccia il terreno lo stesso Enarion, e adesso l'intera competizione si riversa su Tezka, che si salva però per pochissimi HP. I lupi! Oh no, Tezka si è fermato, aveva lo smite, poteva curarsi sui lupi e invece non se n'è proprio reso conto. C'è morto, e adesso è un jungler morto con il drago del Soul Point lì disponibile. Wow, i lupi. Ora però ci si riporti in avanti, ma devono stare molto attenti per quanti danni riusciranno a passare. Creta si lancia in avanti, doppio sfinimento un'altra volta. Stanno succedendo cose incredibili, ma questo non basta ovviamente a decretare la fine anche per Draven. Comunque stanno succedendo delle cose assurde, come l'ultima power bomb di 7 è tipo volato via, è stato fantastico. Non solo, c'è stata qui l'interazione tra le facce sfasciate, ma ingaggiano di nuovo su Draven. Ancora una volta, Nocturne, non ne vuole sapere, c'è la miopia, c'è il VR, c'è la morte, a poco serve. Error 404, purtroppo spettatore di quella fine ignobile da parte del povero Draven. Draven sta sottovalutando tanto la composizione dei Cyberground, soprattutto quando non hai visione, come giustamente dicevi te. Dicevamo, c'è stata un'interazione strana tra le facce sfasciate e la palla di cannone di Tristana. Sì. Tristana voleva spingere Draven al muro, Seth voleva cercare di avvicinarlo a sé, l'hanno riportato all'interno della giungla di Draven stesso, ma alla fine quello che era un upsidupsi intorno alla giungla si è trasformato in un Draven che comunque decide di overestendere e viene giustiziato dalla paranoia. Giocano molto bene intorno a Nocturne e ai suoi cooldown al momento, nonostante Nocturne dovesse essere una consegna per Galio, non sempre hanno bisogno di utilizzare quella combinazione. Sì, anche perché, come giustamente dicevi te, per quanto possa dispiacere a Vidius e non è una forma di assassino, questo Nocturne ha molte più probabilità di sopravvivere contro un Draven. Questo gli permette di canalizzare velocemente comunque il suo Fear e a quel punto, con tutti i suoi reset della passiva eccetera eccetera, riuscire a trovare comunque un'uccisione. Adesso devono cercare di resettare, hanno perso due grossi scenari uno dopo l'altro. E da che siamo passati al dire che i Cyberground dovessero resettare? Adesso sono i Frostalenti che devono reimpostare la partita. Cercano visione in maniera timida sul barone con lo standard di Jarvan. Stavolta vedi Taric costantemente di fianco a Draven. Si sono resi conto che la paranoia è una minaccia troppo grande, ma arriva comunque. Eccolo che arriva! Radianza cosmica che riesce a connettere, ma ciò non toglie che arriverà nel momento peggiore. I danni però da parte di Draven si iniziano a assimilare. Un'ottima danza cosmica di rimando da parte dello stesso Sylas. Nocturne di fin di vita costretto alla stasi. I danni però da questa volta vengono mal gestiti. Aatrox entra in maniera esplosiva sul teamfight, trova subito Keriate e la demolisce. E intanto Intel Games è ancora libero di poter fare danni indisturbato. Sunfire cerca un follow up su Syndra. Ottimo lo sfinimento su quest'ultimo e poi l'intervento ancora una volta di Enarion. Wow, questa è disfatta totale. Come non detto. Stiamo giocando a ping pong. I due team sono a due lati di un tavolo, stanno prendendo la partita e la stanno colpendo per lanciarla dall'altro lato, attivamente. Perché comunque vediamo che ogni volta è l'ingaggio e la proposta di uno dei due team a fare il favore dell'altro. In questo caso la Suprema di Nocturne, utilizzata per ingaggiare in profondità su un Draven senza visione sul resto del team. Draven stavolta supportato da Taric, quindi comunque tu ti stai lanciando contro la Suprema di Taric stesso. E è andato tutto storto. Sì. Purtroppo... In modo assurdo poi, perché comunque tu vai ad ingaggiare utilizzando il tuo jungler come fonte di ingaggio principale quando c'è un barone Nashor vivo e vegeto che aspettano solo di conquistare. Ora, due minuti dal prossimo drago, il barone totale favore lato Frostalenti. Quell'anima del drago infernale non è assolutamente così auspicabile che venga presa dai Cyberground.
Vanno intanto a prendere controllo della zona, preso il santuario di Giorgio, che non sarà disponibile poi durante lo spawn del drago. Decidono di prenderlo preventivamente per assicurarsi che gli avversari non possano piazzare visione senza essere spottati. Non rimuovono i lumi avversari in tutto questo, il che rende comunque discutibile il come stiano gestendo la cosa, ma non importa. Ancora lumi di lenti dell'oracolo non utilizzate da parte dei Frosalenti. Stanno facendo tutto in plein air, ogni loro azione è in piena luce da parte degli avversari. E questo, sì, nonostante Set sia distante e senza teletrasporto, potrebbe dare un'occasione ai Cyberground per riprendersi. Questo è vero, ovviamente devono trovare il momento migliore su quelle, sul capitalizzare su quelle due supreme tra Nocturne e Gallio, almeno quando vogliono fare un all-in totale e non semplici pick lasciati a sé. La storia è già cambiata nel momento in cui Draven ha smesso di camminare da solo. Aveva solo bisogno del suo supporto, dai, no. E alla fine, occhio a Set. Eccolo qua, si lanciano su Set, stordimento che però va vuoto. Questo potrebbe essere un buono spot con il tempo che viene preso da parte del team avversario. Semplice scambio di colpi, però. E niente da fare, semplicemente li allontanano dalla tana del drago. Riescono a prendere visione con i lumi di controllo, mancano 30 secondi. Sarà un valzer fino allo spawn di quell'anima. Oh sì. E paradossalmente potrebbe anche essere la fine. Una cosa interessante è che... ne parliamo dopo. Parte la paranoia. Vogliono questa Syndra. Si portano comunque in avanti. C'era il momento propizio per dividere il team in due. Adesso quest'ultimo si riesce comunque a riconnettere. Un cataclisma di Maciano e Keriata, sempre troppo esposto, permette a un facile Draven di assassinarla come nulla fosse. E adesso i danni si riversano. E per quanto Set possa distribuire i suoi danni sull'intero team, assieme anche a Venomaz, troppo lontani, Nocturne fuori dai giochi, per non parlare di Sylas. Ancora una volta un team fight gestito in maniera egregia dei Frosalenti, un'ottima risposta, e quello che propongono i 6 Cyberground non basta. Nocturne, sì, Nocturne ha il suo intero team, ha baitato, ha appena baitato il suo intero team verso la morte e verso la disfatta. Aveva l'angelo custode e quindi poteva tranquillamente ingaggiare Spavaldo della morte, perché comunque aveva stasi e resurrezione. Invece si lancia nella backline e dopo aver ultato se ne va. Wow. Il suo team cerca di seguirlo e questo li porta a dividersi. Il dividi e timpera è stato protratto dai Cyberground su se stessi. È stata un'azione molto confusa, ma di certo per i fan dei Frosalenti è stata un'azione di successo, perché non solo riescono a dare altre risorse a Draven, adesso 8-2-6, 50% di critico e sta andando verso l'angelo custode, ma hanno preso l'anima, hanno preso l'anima infernale, quindi secondo drago infernale passiamo all'8% di statistiche bonus e da lì in poi sono felici così. Hai tutto quello che potevi desiderare. Hai comunque praticamente lo stesso numero di torri. La pressione da ambedue i team è stata comunque lasciata a favore di team fight e prese di obiettivi. Quindi ci si riporta con mancanza di torri da una parte all'altra, ma il favore tuo, grazie anche a quel barone che sei riuscito comunque a prendere, che ha arrestato un minimo di gioco sulle side lane da parte degli stessi Cyberground. E adesso con questi continui team fight ben giustrati e di poco successo invece lato Cyberground, ti sei preso tutto quello che potevi desiderare. Vanno adesso a pushare tranquillissimi, forti del loro buff abnorme con Wash That Nebula lì sul fianco e... Non puoi fare niente. Al momento no. Al momento devi accettare il tuo destino. Pazientare per poi colpire successivamente nel momento migliore. Ma questa volta la gestione del fight dovrà essere sicuramente migliore. Con successivamente dobbiamo comunque velocemente intendere... No, con successivamente intendo anche la prossima partita magari, perché sì. Vado molto più in là, intendo questo successivamente in senso lato, successivamente all'interno di questa giornata, non di questa partita. Ok. Perché, guardali lì, stanno facendo peeling in 4 su un Draven in corsia superiore, mentre Aatrox continua a pushare aggressivamente Set. Aatrox spike a 3 oggetti contro un Set che cerca oggetti difensivi dalla sua, ma non è messo benissimo al momento. Decidono di tornare in base, alla fine... Penso vogliano aspettare il barone per chiudere con loro assedio. Alla fine mancano 40 secondi al barone, quindi perché non andare per quello? La situazione è che comunque adesso dà ancora delle speranze, perché per quanto sicuramente ci siano molte più risorse lato Frosalenti, abbiamo visto le potenzialità della combinazione da parte dei Cyberground, ma serve un'ottima gestione del teamfight, un'ottima sinergia e concatenamento delle abilità per eliminare immediatamente o Syndra o soprattutto Draven, e sugli altri
rimanenti lo sfinimento, che sia Draven o Syndra su Persia. Su Draven sarà davvero difficile chiudere. Eh sì. Su Draven l'unica cosa che possiamo far notare è che non abbiamo strumenti di purificazione su di lui, quindi potrebbero cercare di giocare con il concatenamento di controlli, perché a parte quello hai anche i gambali di Mercurio, come ti dicevo era una buona occasione di andare difensivo, ingaggiano, oh mio dio i danni su questo Nocturne, questo espone Venomaz, per fortuna non c'è un follow up da parte del team avversario su quest'ultimo, ma Washed Up Nebula è già fuori dei giochi e questo quindi porta l'intero team ad andare lisci sul barone. Tranquilli, tranquilli, vanno sul barone Nashor, è bastato un singolo attacco critico di Draven per portare a casa tre quarti della vita del jungler nemico, si permettono anche di rimuovere visione, sono tranquilli così. È ancora lì Nocturne, è nello stesso livello, attiva la paranoia. Attiva la paranoia, ottimo il bait sulla radianza cosmica, quest'ultima però arriva, Venomaz scade però in questo momento la paranoia di rilanciarsi dentro, c'è il flash disponibile, l'angelo custode, l'ultimo flag, arriverà comunque lo smite da parte del principe Demaciano e poi i danni tra Draven e Syndra, mio dio, che Riata ha fatto solo in tempo a scorgere il teamfight prima di essere demolito per quella che è infine una tripla uccisione da parte di Draven. Grande performance da parte sua, abbiamo un Draven ora 11-2-7 che ha demolito un fight e si sono portati a casa anche la mano del barone per chiudere con l'assedio sulla corsia centrale. Non è ancora uno scenario che ti porterà a chiudere la partita, forse, perché potrebbero andare comunque per la forza bruta e ignorare Sylas, sì, ma ci sono 14 secondi prima del ritorno di Tristana. Teletrasporto infelice da parte di Seth, che si teletrasporta a fight ormai finito solo per morirci anche lui. Da parte di Stormfire la difesa è impossibile, anche perché Sylas da solo non ha wave clear sulle ondate potenziate dal barone. Quindi indietreggiano adesso. Hanno conquistato il loro barone, hanno vinto il teamfight, Draven è gigantesco e hanno preso l'inibitore in corsia centrale. Non c'è nient'altro che i frosalenti potrebbero volere. E ora c'è anche una fascia d'argento vivo nell'inventario dello stesso Draven, il che renderà ancora più ostico laddove neanche sei riuscito a trovare un controllo e un attacco su di lui, figuriamoci adesso che c'ha quel esci gratis di prigione. Comunque Frosalenti molto bravi, molto tecnici, non vogliono forzare le cose, per quanto in realtà potrebbero con queste risorse, metodici, vanno adesso su quello che è la presa del drago maggiore che assicurerà, se ottenuto, la vittoria. E comunque cercare di combattere intorno a quel drago maggiore sarà complicato, perché stai combattendo contro un team che ha l'anima del drago infernale. Combattere in spazi angusti significa mettersi nella scomoda posizione di esporsi a tutto quel danno ad area, anche semplicemente con i proc del drago stesso. Vanno a minacciare, mancano 18 secondi, Nocturne inoltre non ha più l'angelo custode che è stato sprecato poc'anzi. Oh, è morto! Oh, oh. Tra la suprema potenza dei limiti, trovato l'assordimento anche su Venomaz, quest'ultimo verrà sacrificato nonostante la lastrapietra del Gargoyle, l'ultimo assordimento inutile, quello slancio bloccato da Taric stesso e Tezca a racchiuderne ancora una volta e ottenerne l'uccisione. Il drago non servirebbe neanche, possono andare in assedio, aprire l'inibitore inferiore grazie al vantaggio numerico e poi decidere a seconda della situazione se chiudere o girarsi sul drago, no. Però vogliono andare per il metodico. Prendere adesso il drago non è male. Non è la cosa migliore che tu possa fare, perché comunque avresti potuto prenderlo un minuto più in là e assicurarti di avere il drago maggiore per combattere per il prossimo barone Nashor, disparando meglio i tempi all'interno della partita, ma sono minuzie, questo è veramente min-maxing all'interno di una partita dove ormai i frosalenti sono in uno stato di dominazione totale. E come giustamente dicevi, anche fightare in quegli spazi angusti per il team dei Cyberground con un'anima del drago contro, un'anima del drago infernale contro, non è neanche ottimale, perché il tuo team vuole racchiudersi all'interno di quegli spazi ristretti per concatenare le diverse combinazioni knock-up, la suprema di Seth. Dall'altra parte però hai ormai un Draven che più in realtà ti attacca, più sicura, e tu non sarai mai al passo con i suoi danni, quindi lui continuerà a spreadare insieme a Syndra tutti i danni OE possibili derivati da quell'anima infernale, e l'abbiamo visto alla Baron Pit quello che è successo, esplosi subito. Adesso minacciano il quadrante superiore. Parlavamo di mano del barone, ma in realtà qui non si parla di barone perché mancano ancora 2 minuti e mezzo. Si parla di push sull'unico quadrante di mappa che ti interessa tenere sotto controllo. Finché vanno in 4 a pushare nella giungla nemica, a piazzare visione profonda come stanno correttamente facendo e a rimuovere quella nemica, i frosalenti sono sicuri che non potrà esserci neanche un contropiede da parte degli avversari. Contropiede è già difficile di suo, perché comunque abbiamo sottolineato come la composizione dei Cyberground fosse una composizione abbastanza più che bizzarra off-meta rispetto a quella nemica,
E purtroppo meta non è un'invenzione dei poteri forti. Se il meta esiste c'è un motivo, una comp meta faticherà meno di una comp non in meta a vincere. Non sto dicendo che vinca per forza, semplicemente fa meno fatica, perché ha più strumenti per combattere. Sì, anche il piano di gioco è un pochino più chiaro, lineare e non ha così tanti requisiti, come può essere per appunto quella paranoia. Se quella paranoia scade senza un suo utilizzo, già rende più difficile il resto del concatenamento della vita altrui. Vanno a chiudere sull'inibitore. Completamente aperta la base dei Cyberground e i Frostalenti vanno per l'assedio finale. Tanti super minion già. L'anima del drago. Breccia. L'anima del drago maggiore a racchiuderne il tutto. Poi l'unica pecca forse derivata da quella corsia inferiore che adesso viene assaltata, ma non c'è il follow up e questo fa perdere un sacco di tempo agli stessi Frostalenti. Non sono completamente d'accordo su questa scelta. Semplicemente decidono di andare per il metodico. L'ondata stava arrivando, quindi escono dalla base nemica, accompagnano l'ondata verso l'ultima torre rimasta in piedi, se escludiamo quelle del Nexus, e andranno per un altro assedio. Assediare le due torri del Nexus era complicato in questo momento, Frostalenti decidono di aprire la base nemica e poi aspettare i doppi Super Minion, che arriveranno comunque con l'arrivo anche del Barone sulla landa. Mancano 40 secondi. Paranoia. Arriva la paranoia. Più difensiva che offensiva, alla fine a poco serve. Dentro qui Nebula si porta in avanti e rischia di essere colto dai danni dello stesso Aatrox. L'entrata trionfale, l'entrata dell'eroe da parte dello stesso Galio a poco serve. I danni della danza cosmica riescono comunque a essere evitati in maniera egregia. Syndra insieme allo stesso Draven continuano lentamente a mietere vittime, soprattutto le barre degli HP. E ormai con Jaqeriath e Stormfire messi a tappeto, Venomaz a cercare di fare da quanta più frontline, ma guarda, lo ignorano, a poco serve. Questo è un Nexus che verrà colto in semplice degli stessi Frostalenti, portandoli su 1-0. GG a entrambi i team e in particolare ai Frostalenti. Frostalenti che si portano a casa una partita convincente da tanti punti di vista. La loro composizione era concepita bene per gestire gli avversari e sono riusciti alla fine a dare a quel Draven quello che avrebbe voluto avere per tutta la partita. 12-2-10 il KDA complessivo di Intel Games e ci arriva una comunicazione interessante dalla regia. Potrebbero esserci manutenzioni d'emergenza, ma su questo vi terremo aggiornati. Esatto. nel breve. Detto questo, Frostalenti hanno giocato una partita dominante da tanti punti di vista. I Cyberground hanno mancato di rispetto a quel Draven, non l'hanno gestito in fase di corsia e da lì in poi Draven si è portato a snowballare. Perché è bastato prendere quella prima kill, dove avevamo sottolineato quante stack aveva, 290. Aveva passato tutta la fase di corsia a farmare ed è arrivato ai 290 minion. Scusami, è arrivato alle 290 stack più i minion che ha farmato, più i soldi della kill. Quando un Draven prende un intero frammento di infinito con un singolo back, sai che qualcosa è andato storto. È un peccato perché abbiamo visto, ripeto, le potenzialità del team dei Cyberground vivere Ateneo. E questo perché grazie anche a una buona sinergia e il fatto di riuscire a cogliere Draven fuori posizione il più delle volte è stato significativo. Ma devo essere sincero, gli ultimi teamfight sono andati come sono andati, non per togliere ovviamente meriti ai Frostalenti che sono stati molto bravi anche loro a rispondere e gestire poi quello che mettevano come piatto in tavola a livello di strumenti e possibilità gli stessi Cyberground, però vedo molti più errori da parte Cyberground nella gestione di quegli ultimi teamfight che meriti che comunque ci sono lato invece dei Frostalenti. Una buona gestione della Suprema da parte di Nocturne avrebbe permesso molte più entrate, un focus non sempre prioritario su Draven ha lasciato così tanto spazio, senza contare poi che anche un po' di miscommunication ha portato troppe volte Keriata a essere una frontline, quando invece vuoi usare quel salto razzo solo per fare follow up su una carica esplosiva ormai quasi completata, se non distrutta, per ottenere il reset, per spargere quanti più danni possibili. Insomma, la solita gestione del teamfight da parte anche di una Tristana. Questo non è avvenuto
E questo nel momento in cui erano ancora in parità, quando Draven ancora non aveva quelle 8 uccisioni, 11 uccisioni. Quindi c'è la possibilità ovviamente da parte loro di riprendersi in questo secondo match, ma il piano di gioco forse dovrà essere un attimo più assottigliato, più snellito, perché quello dei Force Lenti era chiaro, semplice ed efficace. Detto questo, noi ci prendiamo una breve pausa e arriveremo tra pochissimo per quella che è la prossima partita della serie. Ma tra poco.